Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del pesce piranha, scientificamente chiamato serra salmine o picocentrus. Il famosissimo piranha deriva dalla famiglia Caracide e popola zone dell'America del Sud come Rio delle Amazzoni e la Guyana, principalmente zone lacustri e paludose. Ha un corpo molto alto e compresso lateralmente. Lungo il dorso scorre una cresta che si congiunge alla prima pinna dorsale, mentre la seconda è in genere molto piccola. Ha le squame piccole e il colore varia a seconda della specie, da verde opaco con sfumature rossicce al nero, fino a toni argentati e dorati. Presenta una colorazione molto accesa che va dal rosso all'arancione giallo sul ventre e nella zona delle branchie, che cambia a seconda dell'alimentazione. Il piranha è un pesce rapido e ha muscoli potenti, può spostarsi in modo molto repentino, è aggressivo e ovviamente ha un carattere dominante, ma allo stesso tempo molto timido e quindi scattoso e un po' schivo. La caratteristica più distintiva di questa specie è senza dubbio la bocca, simile a una tagliola. La mascella inferiore è molto pronunciata e dotata di una fila di grandi denti triangolari, affilatissimi, che coincidono con quelli nella mascella superiore. Questa struttura, assieme ai potenti muscoli delle mascelle, rende la bocca del piranha uno strumento molto efficiente, in grado di tranciare di netto bocconi di carne della preda o comunque di provocare seri danni. Il piranha è un pesce da branco e in natura vive in gruppi superiori anche ai 100 esemplari, perciò sarà consigliato, se volete avere un gruppo di piranha, di acquistarne almeno 4 o 5 esemplari. Ricordate che il rapporto del volume di acqua ad esemplare è di circa 100 litri per ogni singolo elemento, quindi molto importante lo spazio. Non c'è dimorfismo sessuale fra maschi e femmine, quindi non noterete la differenza. E gli unici pesci compatibili sono pesci grandi come arowana, Oscar o black bass, ovviamente in acquari con litraggio altissimo, anche superiore ai 1000 litri. Il mito dei piranha mangiatori di uomini va sfatato. Ovviamente l'unico caso in cui potrebbe mordere è quello in cui si sentisse minacciato e quindi per difesa, ma generalmente i piranha non attaccano l'uomo. I piranha sono onnivori, ma principalmente carnivori. Sono voraci predatori con molto appetito e si nutrono di invertebrati acquatici, come piccoli pesci, come guppi, anfibi, pezzi di carne, di carogne, di animali morti che trovano in acqua. Non per questo vengono anche chiamati spazzini, poiché tutto ciò che cade in acqua e che rimane sul fondo verrà spazzato e ridotto alle ossa, ecco. Anche se ama la carne di manzo, il cuore e il fegato, si consiglia di non somministrarle per la probabilità di presenza batterica e sovraccarico del fegato. È consigliato quindi il secco sotto forma di granuli o stick e una volta ogni tanto anche il vivo, quindi pesci rossi o piccoli guppi. Se sono presenti piante in acquario sarà molto probabile che le vedrete piano piano sparire. Le dimensioni massime che può raggiungere un piranha in natura sono di 30 cm, mentre invece in acquario non supera i 20 cm. Il livello di nuotata è totale poiché formerà dei branchi. Il range della temperatura ideale va dai 24 ai 28, il pH range dai 6 ai 7,5, il GH range dagli 8 ai 10. Una cosa molto importante da sapere è che questo genere di pesce non è assolutamente adatto agli aquascaper che vogliono appunto allestire il proprio acquario nei dettagli con parecchie piante, perché ovviamente nel giro di 2-3 giorni vedranno tutto il loro lavoro distrutto. Quindi consigliamo di creare dei biotopi nei quali appunto vivano in natura. Quindi
appunto fare degli acquari che riproducano le loro origini, ovvero magari mettere delle radici con sabbia e magari anche un bello sfondo. Però vi consigliamo di non soffermarvi troppo sui dettagli, perché vedrete da un giorno a un altro cambiare il vostro allestimento. Se avete in mente di formare un piccolo gruppo di piranha, sappiate che il prezzo all'acquisto varia dai 5 massimo 10 euro ad esemplare per quanto riguarda gli avannotti, mentre invece per i pesci piranha adulti andiamo anche sopra i 50 euro ad esemplare. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Per eventuali domande scrivi nei commenti e clicca mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.